Ain't it funny how things happen? Le ragazze negli anni 60 avevano gli occhi truccati con la matita, i capelli biondi oppure nerissimi e la minigonna di rigore, secondo il dogma di Mary Quant. Eravamo appena usciti dalla convenzione del melodico moderno di Gianni Morandi e dai sussurri e le grida di Rita Pavone, dal ballo del mattone, dai pullover, dal barattolo, dal cane di pezza, dal giovane, 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 dal cha-cha-cha. E davvero, la deflagrazione mondiale di Please Please Me aveva scompigliato le nebbie della provincia. Era decollata un'altra epoca e la capitale del mondo riconosciuto era ovviamente Londra, con le sue cavern. La modernità era un brivido di chitarre e batterie. C'era in giro un'eccitazione mai sentita prima. Era venuto il momento in cui si potevano indossare le giacchettine striminzite, i pantaloni a tubo, i berrettini, le camicie eccentriche e farsi crescere moderatamente o smodatamente i capelli e comprare religiosamente ogni settimana ciao amici o giovani. Nel frattempo, sul lato personale, tenevo una corrispondenza con un amico lontano, quello che mi aveva iniziato agli Who e ad altri complessi inglesi. Era terribilmente più avanti di me che a un certo punto, corrotto dalle classifiche di Gianni Boncompagni con la complicità di Renzo Arbore a Bandiera Gialla, avevo perfino comprato un 45 giri dei Delfini e che di nascosto ascoltavo ancora il Celentano di allora, Sono un simpatico, con quelle parole da caffè milanese, per te non sono che una cicca, l'avanti.